oggi si, non oggi, come ieri, via, si è chiuso la fase, diciamo, nei consigli comunali di approvazione dello statuto dell'Unione dei Comuni delle Imprese Valdese. Passaggio fondamentale per la definizione appunto di questo nuovo strumento che dovrebbe consentire, come prevista dalla legge 68 approvata l'anno scorso in Consiglio regionale con l'astensione anche del Popolo della Libertà, per recepire anche dispositivi nazionali in merito, diciamo, a un raggiungimento di un obiettivo fondamentale che è quello della riduzione, diciamo, della spesa pubblica tramite l'accorpamento di alcune funzioni fondamentali quindi del comune tramite lo strumento della gestione associata dei servizi. La norma nazionale e regionale prevede che per i comuni con legge di sbaglio sotto 3.000 abitanti, 5.000. Sotto 5.000 abitanti ci sia un accorpamento di quante funzioni? Entro fine anno devono essere accorpate 3 funzioni, entro l'anno prossimo tutte quante le funzioni. Tutte quante le funzioni, mentre lo sforzo che è stato fatto nell'ottica appunto di una riduzione della spesa e dello spending review è che anche tutti i comuni che hanno aderito a questo statuto associeranno almeno 3 funzioni, poi sulle funzioni ne parlerete voi nello specifico, 3 funzioni fondamentali che partiranno, diciamo, già dal 1 gennaio 2013. Questo è un po' perché il Popolo della Libertà ha sostenuto questo lavoro. Perché prima di tutto con questo strumento lo Statuto dell'Unione e la votazione dello stesso si supera l'esperienza del circondario per l'imprese valdese. Noi consideriamo fondamentale per partecipare a questo percorso perché con l'approvazione definitiva dello Statuto dell'Unione in tutti i comuni il circondario è superato, perché è un dato di fatto. Perché così come è uscita la proposta del decreto Monti sulla riorganizzazione dell'ordine delle province e su questo nessuno può essere, diciamo, il decreto Monti è molto chiaro, con l'istituzione della città metropolitana composta dai 44 comuni della provincia di Firenze con il comune di Firenze come capoluogo e come comune guida e con le competenze in termini di ambiente, infrastrutture e urbanistica e viabilità che verranno gestite direttamente dal comune a capoluogo della città metropolitana, quindi Palazzo Vecchio a Firenze, e con l'esperienza del circondario della Presa Valdezza decade e quindi era opportuno comunque tramite lo statuto dell'Unione, dell'Unione Comunale, aprire una nuova fase. Nuova fase nell'interesse dei cittadini, nell'interesse di una razionalizzazione della spesa, e qui si aprirà poi su come, diciamo, verrà declinata la città metropolitana e quali saranno gli scenari nuovi, i nuovi confini delle province che andranno a essere proposti al governo da qui a breve. Io ringrazio chi ha lavorato a questo statuto, Roberto Frue, Niccolò Mandacallè, Alessandro Borghierini, per quanto riguarda coloro che facevano parte del tavolo tecnico, tutti i miei consiglieri comunali, i capigruppo nei vari consigli comunali, perché poi dirò anche un obiettivo fondamentale agli altri, poi lascio la parola a chi ci ha lavorato, perché il Popolo della Libertà su questo punto, almeno sul circondario dell'Imprese Valdese, ha dimostrato non solo senso di responsabilità, ma anche una capacità di discussione, di dibattito al suo interno importante. Molte volte siamo attaccati per dire che il Popolo della Libertà è un partito di tastia, un partito non discute ma prende le decisioni dall'alto. In questo caso la decisione è stata una decisione venuta dal basso, perché ci sono state più riunioni in questa sede anche che si sono protratte, lo voglio dire, perché tutto fino a notte fonda. Avete visto che in alcuni comuni vinci e limite, ed è bene sottolineato, c'è stato un atteggiamento del gruppo consigliare del Popolo della Libertà diverso rispetto a quello che è stata la linea votata da altri comuni, da tutti gli altri comuni, ma noi consideriamo anche questo aspetto un aspetto importante di
di un dibattito che non è un punto d'arrivo ma un punto di partenza. Noi entriamo nel Comune dei Comuni consapevoli anche che i nostri colleghi di Vinci e di Rimini e anche altri hanno espresso perplessità su questo punto, e quindi chi entrerà nell'assemblea dell'Unione dei Comuni sarà e dovrà avere ben presente che questa nostra posizione è una posizione che deve essere sostanzialmente attenzionata. Discuteremo su un aspetto fondamentale, che questo ente non costi una lira di più rispetto a quello che possono costare a noi, ci sia un risparmio di spesa, e che si vada, e noi lo abbiamo chiesto ed è stato inserito grazie alle nostre richieste, su un'altra formula ancora più tutelante nei confronti dei cittadini e che consente ulteriore risparmio di spesa a vantaggio dei cittadini, che è la fusione dei comuni, perché all'articolo 2 dello Statuto dell'Unione Comunale si dice espressamente che l'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdezza sostiene e agevola i percorsi di fusione proposti dai singoli comuni. Questo non era previsto nella bozza, poi ci sono tante altre cose che nella bozza non sono state previste, però noi pensiamo che l'esperienza della fusione dei comuni sia una di quelle, forse la più importante, per ridurre la spesa pubblica. E abbiamo un esempio ben presente, che è quello di ciò che è stato fatto non tanto lontano da qui, dai comuni di Fintini e di Incisa Valdarno, che recentemente il Consiglio regionale, con il voto a favore anche di tutto il gruppo consigliere del Popolo della Libertà, ha deliberato a favore, dando il via libera alla fusione dei due comuni, che comporta, io vi dico solo questo, in 10 anni 24 milioni di euro di minori spese e 10 milioni di euro di finanziamenti dal governo arriveranno a questa fusione. Voi pensate che cosa voglia dire per un comune di 24.000 abitanti, come sarà quello di Cisa, Fiumini e Comune Uno, avere la possibilità di 10 milioni di risorse aggiuntive e circa 20 milioni di euro in 10 anni di minori spese. Poi ci divideremo su come devono essere, diciamo, ripartiti questi soldi. Noi pensiamo che ci debba essere più tasse per i cittadini a fronte degli stessi servizi, ma questo è un percorso fondamentale che noi abbiamo inserito anche nell'Unione dei Comuni. Poi saranno singoli consiglieri, i nostri gruppi consigliari, pensare e proporre all'interno dell'Unione dei Comuni, ma negli stessi comuni, proposte di fusione anche nel circondario, nei comuni dell'Empolese Valdezza, abbandonando una sorta di campanile che è legittimo, ma che non ci possiamo più permettere in tempi di ristrettezza e di diminuzione della spesa pubblica. Siamo stati costituenti, lo voglio dire con orgoglio, da questo punto di vista, quindi io ringrazio veramente anche chi, e non solo perché si è espresso il Consiglio Comunale in maniera contraria all'indicazione che abbiamo dato, ma anche tutti coloro che hanno partecipato a questa discussione, perché dimostriamo che il Popolo della Libertà è un partito che si sa confrontare, almeno nell'Empolese Valdezza, questo di parlare di segretario. Io porterò questa esperienza all'attenzione degli organi più alti del nostro partito, perché la discussione in questo caso è stato un elemento non di divisione, ma di ulteriori accrescimenti. Ringrazio Paolo Baroncelli, Genuino, Mario Lupi, Zini, tutti i nostri consiglieri. È stata una discussione difficile perché venivamo anche da posizioni diverse e non è un punto d'arrivo ma un punto di partenza. E ora starà a noi e a chi andrà di noi nell'Unione dei Comuni a portare avanti questo principio fondamentale. Abbiamo ottenuto, e chiudo questa lunga introduzione, ma mi sembrava giusto farla per lasciare la parola poi a tutti gli altri, importanti aspetti che riguardano anche la gestione in modalità dell'assemblea, il ruolo dell'assemblea e quant'altro. Non ci sentiamo sicuramente responsabili per quello che non ha funzionato nel circondario di Empolese Valdezza, e consideriamo il voto dell'Unione un voto che lo supera definitivamente e che mette sostanzialmente la parola fine a questo tipo di circondario, aprendo una discussione vera su come si debbano gestire i servizi, ma non un'ottica di interesse dell'ente, ma un'ottica di risparmio a favore dei cittadini. Io mi sembra di tutto per anzianità, flue per anzianità, ma non c'è un po' di provincia. Sì, vorrei dire che la cosa principale a cui personalmente è il partito, ma personalmente proprio tenevo, è che addirittura sparisse la parola circondario da questo nuovo statuto previsto dalla legge 68 del 2012 dicembre. La legge 68 prevede appunto, fra le tante cose, l'unione dei comuni, eccetera.
Perché? Per dare proprio la sensazione, con la sparizione della parola circondario, ma unione dei comuni circondari e polesi, unione dei comuni circondari e polesi valdezza, era per identificare i comuni che fanno parte dell'unione. Ora si chiama unione dei comuni, e quindi in tutto il regolamento c'è unione, unione dei comuni, l'unione. Proprio per far vedere alla gente che qui sì, siamo a una svolta, perché noi eravamo al punto di dire circondario, no, grazie, d'andarsene via, e se ne andate via. Quindi questo è stato un fatto essenziale. L'altro fatto essenziale, già detto, che naturalmente non ne si opponga allo statuto, ma all'eventuale fusione dei comuni, e fra le tante cose è stato visto anche quella che era importante e chiesta da tutte le forze sociali, cioè sindacati, Confindustria, CNA, Camera di Commercio, c'erano tutti all'udienza della Commissione per lo Statuto, in cui chiedevano appunto un, e è venuto l'articolo 19, in cui si potesse fare, si aprisse una commissione sulle partecipate, sul perché, sulle tariffe dell'acqua, del gas, di tutto, sulle tariffe specie, quelle previste della lentezza, eccetera, cioè su tutte le società partecipate, che naturalmente finora era sempre stato un tabù. Quindi vedete, tutti questi elementi, con altri più importanti che riguardano anche il personale, che non sapesse incontro a che prendere, a chi gli pare oro, ma ben costituito da un articolo che naturalmente l'amico Corderini e Barabè in provincia era proprio, che non ci avevano mai pensato, perché per me era essenziale che si tagliasse finalmente circondario per andare in unione. E naturalmente il personale non fosse preso che mi pare. Ora, è previsto tante di queste cose, basta dire che su 45 emendamenti, di cui 35 del PDL e altri dell'IDV, qualcosa anche la Lega, per carità, sono stati praticamente accettati. Tutti. Sì, c'era qualche cosina, ma insomma ribadiva i nostri, per dire che era presente, poi si può anche non mettere la riga, ma insomma anche loro sono lo stato. Più che altro per dire stato, e qui ho concluso, perché a me mi basta e me la massa. Questo statuto è accettabile ed è stato votato, perché se domani si ribaltasse la situazione, cioè andiamo noi al governo in alcuni comuni o in vari comuni, questo statuto ci sta bene. Poi arrivare in fondo da dire verrà attuato, non verrà attuato, tutte e 10 le mansioni, le cose previste entro il 2013, questo si vedrà, sarà battaglia, ma il principio dello statuto, che è in questa maniera, se poi non saranno accolte le questioni, se faranno come gli pare, tipo il circondario, ci troveremo contro e super contro, in uno scontro totale. Ricordare un attimino il percorso con cui siamo arrivati a questa unione comune. Questa assemblea del circondario è nata nel 2009 dopo le elezioni amministrative e doveva essere fin dal 2009 un'assemblea costituente in cui si doveva rivedere lo statuto, in cui si dovevano rivedere i regolamenti. Niente è stato fatto e per questo noi 2 anni fa decidemmo di uscire dall'assemblea. Nel dicembre scorso è stata approvata la legge 68 che indicava il circondario come unione dei comuni. Noi nel gennaio del 2012 abbiamo presentato nei consigli comunali una mozione nella quale chiedevamo il superamento del circondario e l'approdo alle gestioni associate e a forme appunto di gestione associata delle funzioni. Questa mozione è stata approvata in alcuni comuni e non in altri. Io vengo dal comune di Montespertoli, che dove presentare questa mozione, che fu il primo comune ad approvare questa mozione dove si chiedeva il superamento del circondario. A maggio, sempre su istanza del Popolo della Libertà, è stata votata una risoluzione per costituire la commissione costituente dell'Unione dei Comuni. Quindi voglio ribadire anche quelli che sono i meriti del Popolo della Libertà, che ha sempre lavorato in modo che si potesse arrivare veramente a superare il circondario. Circondario, perché volerlo superare? Perché il circondario è stato per anni un ente al servizio dei sindaci invece che dei cittadini. Questo deve cambiare la funzione, è servito ai sindaci per gestire meglio il potere locale. Adesso l'Unione Comune dovrà servire
ai cittadini per avere servizi migliori, perché i servizi costano meno e dal momento in cui i servizi costeranno meno sarà richiesta del PDL che tali risorse vengano usate per abbattere la pressione fiscale locale. Io vengo da un comune come quello di Montesperto dove tra il 2010 e il 2012 la pressione fiscale locale è quasi raddoppiata. Le risorse risparmiate vanno usate lì. Gli emendamenti che abbiamo presentato sono stati qualificanti, hanno cambiato in maniera decisa la bozza presentata ai sindaci per lo statuto dell'Unione dei Comuni. Addirittura nella bozza originaria si prevedeva che un comune potesse attivare una convenzione con l'Unione senza il passaggio in consiglio comunale, ma semplicemente con una delibera di giunta. È stato tutto stravolto, naturalmente, e oggi abbiamo consigli comunali che dovranno sempre essere coinvolti per quanto riguarda le funzioni e le gestioni da associare. Abbiamo un'assemblea nella quale si svolgerà addirittura un confronto preventivo sugli atti fondamentali della giunta, ovvero la giunta prima di prendere una decisione su un atto fondamentale dovrà informare il consiglio sui suoi orientamenti, acquisire gli orientamenti del consiglio e poi procedere ad approvare gli atti. Abbiamo ottenuto che le convenzioni appunto vengano votate dall'assemblea del circondario e che non arrivino quindi a scatola chiusa ai consigli comunali. Abbiamo ottenuto l'osservatorio permanente sui servizi pubblici locali e sulle società partecipate. Questa è una previsione di una finanziaria del 2007, una previsione che alcuni comuni hanno attuato, ma nella nostra zona nessuno aveva mai messo in campo. Noi in forma associata vogliamo gestire anche questa funzione di controllo e di verifica sui servizi pubblici locali, sui livelli di qualità e sulla gestione dei servizi pubblici locali che viene messa in campo dalla società partecipata. In ultimo, ma non in ultimo, la questione della fusione dei comuni. Noi ribadiamo che l'unica scelta che possiamo compiere per abbattere veramente i costi dell'amministrazione locale è quella di arrivare a fondere i comuni, e solamente attraverso la fusione dei comuni e la costituzione di un'unione dei comuni forte e coesa a livello di circondario, questo territorio potrà dire qualcosa di importante all'interno della costituenda città metropolitana o all'interno dell'area vasta o di quello che sarà. Edo, anche in cui noi il processo sul finanziamento dei servizi, non ultimo la polizia municipale, è stato atto di mozione a suo tempo. Dopo un processo partecipativo nell'aggregazione dei vari comuni, perché noi ci abbiamo sempre creduto che unificando servizi, perlomeno unificando comandi, ma anche per altre cose, si potesse arrivare in risparmio. Personalmente sono sempre stato convinto della fusione dei comuni e una cosa di cui sono ancora fortemente fautore è che quando si sviluppa un dibattito all'interno di un partito, dopo anche al momento della votazione ci deve essere coesione all'interno del gruppo consigliere. Questo lo dico perché al Comune d'Empoli, a differenza di altri comuni, noi abbiamo visto un elemento della maggioranza defilarsi al momento della votazione e il PD in quel momento lì aveva anche un consigliere assente. Si sentiva male, non è che era assente per anche in qualsiasi caso, se non era per il senso di responsabilità del gruppo del PDL di Empoli, non avremmo raggiunto la maggioranza qualificata delle due terze e quindi non sarebbe stato possibile votare lo statuto dell'Unione. Questo lo rivendico perché dall'opposizione è difficile arrivare a dare un contributo sostanzioso, sia nella stesura attraverso gli emendamenti spostati, ma voglio dire anche attraverso il dibattito che poi il PDL ha imposto all'interno di Consiglio Comunale, perché in quell'occasione lì abbiamo voluto rimarcare che il lavoro fatto non è un lavoro che comunque poi dei regolamenti andrà ripreso, e abbiamo presentato degli emendamenti perché dovevano essere ancora un ulteriore ragionamento di discussione.
andremo a fare i regolamenti, questi regolamenti saranno da cambiare alcune cose, perché non era possibile che nella stesura dello statuto potesse essere tutto perfetto e quindi è perfettibile. Abbiamo sottolineato la figura del sindaco revisore, che non può essere fatto a maggioranza semplice, ma deve essere fatto a maggioranza variegata, perché essendo un sindaco revisore unico deve essere garante di tutte le forze politiche e non garante di una sola forza politica. Abbiamo sottolineato che ben venga l'osservatorio sulle partecipate, però che sia allargato anche alle società in house dei comuni e che una volta che abbiamo approvato lo statuto si dia un tempo limite alla costituzione di questo organismo.